Tutti vi movi diretto da Maurizio Zaccaro, ispirato alla storia del sindaco pescatore che segna il ritorno in Rai di Sergio Castellitto, chiamato a dare anima e volto ad Angelo Vassallo, il coraggioso sindaco di Pollica assassinato in un agguato nel settembre 2010. Una coproduzione Rai Fiction Solaris Media di Guglielmo e Azzurra Rie, quest'ultima imprenditrice ormai da anni presente sul territorio siciliano e soprattutto trapanese. Insieme a Vanessa Gallipoli ha fondato infatti la AV Emotional Events, curando diverse iniziative tutte a sfondo sociale, da Stella Maris ai flash mob a progetti nelle scuole trapanesi su temi importanti come il bullismo, al cui termine i ragazzi che hanno partecipato hanno realizzato un cortometraggio. E dopo tanti mesi di duro lavoro, stasera alle 21:20 su Rai 1 andrà in onda il film Il Sindaco Pescatore, prodotto da Rai Fiction e Solaris Media, la società fondata proprio da Azzurra e Guglielmo Arie, che nasce dalla passione di raccontare storie con le immagini. Abbiamo raggiunto telefonicamente Azzurra, che ci ha parlato della preparazione del film e non solo. È stato un percorso difficile, perché comunque noi raccontiamo la storia di Angelo Vassallo, che è stato assassinato 5 anni fa, quindi diciamo che è una ferita aperta sicuramente per il territorio di Pollica, Acciaroli e Cilento, ma forse è una ferita aperta per molti paesi d'Italia. C'è questa battuta del film in cui si dice, riferendosi al mare, è una fontana che getta soldi, e quindi forse diciamo che oltre ad Angelo Vassallo il vero protagonista di questo film è anche il mare e le potenzialità che il nostro paese può avere. Io, come sapete, sono molto legata alla Sicilia e soprattutto alla provincia di Trapani, dove ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare più volte insieme a Vanessa Gallipoli. E sicuramente è una storia che ci riguarda tutti quanti. Come hai detto tu, sei molto impegnata sul territorio trapanese insieme a Vanessa Gallipoli con AV Emotional Events, avete realizzato tantissime iniziative, tantissimi progetti, ma la Solaris Media ha in mente qualcosa anche da realizzare sul territorio trapanese? Io insomma sono una produzione abbastanza realista, neorealista, qualcuno ci ha definito in questi giorni, quindi spero di avere presto una cosa da realizzare in Sicilia, ma che sia veramente una storia sulla Sicilia. Comunque la televisione è anche un po' una spinta per il territorio, perché a volte chi arriva da fuori riesce a vedere anche le bellezze con occhi diversi di un territorio. E quindi lo spero veramente.